Ciao, ciao a tutti, bentornati e bentrovati sul canale. Oggi un video in tutta velocità perché ho uno svuota la spesa Conad non organizzato, o meglio, sono andata a fare una spesa piccola per mia mamma, gli servivano quattro cose, mi ero persa il volantino delle offerte. E quando sono entrata alla Conad con tutte le offerte, praticamente ho deciso di fare una spesa grossa, quindi non avevo le borse, non avevo fatto la lista della spesa, non avevo controllato, ma c'erano quei prodotti che compro solo ed esclusivamente in offerta perché mi piacciono e nella mia cucina ci sono sempre, ma a prezzo pieno, francamente, in questo momento non li compro. E allora ho pensato perché non condividere con gli amici e con le amiche che può essere sempre utile sapere cosa c'è in offerta. Prima di iniziare, sono proprio pochi articoli, sono quelli che io di solito utilizzo, poi ho fatto la spesa grossa delle altre cose, ma quelle sono cose che trovo normali, cioè normalmente, quindi formaggi, gli assorbenti piuttosto che le patatine, tutte queste cose, però vabbè, non ve le faccio vedere nel senso che i prezzi sono quelli, ci sono in tutti i supermercati, però queste offerte secondo me sono particolarmente vantaggiose e io ne ho approfittato. Volevo anche avvisarvi, non ho il volantino da farvi vedere cartaceo, vi metterò il link del volantino qui sotto in info box. Controllate, perché se siete registrati come clienti Conad, mettendo poi il luogo in cui siete, il CAP oppure la città, vi fa vedere il volantino relativo al vostro punto vendita Conad. Non sono proprio tutti uguali, per la stragrande maggioranza delle offerte sì. Ma tante magari sono regionali piuttosto che territoriali, magari alcune cose non le trovate, quindi prima magari date uno sguardo, se non avete in mano il volantino delle offerte in carta, date uno sguardo per vedere se effettivamente quell'offerta è valida anche da voi. Ma presto che tardi vado a prendere le quattro cose che ho nel freezer, nel congelator, e ve le mostro. Ho comprato dei surgelati ad un prezzo davvero molto interessante e poi vi faccio vedere quelle altre quattro cosine che ho acquistato. Aspettatemi. Eccomi qui con i tre prodotti surgelati che ho comprato. Ho preso il merluzzo gratinato con rosmarino e limone. Questi piacciono molto sia a me che alla Lucia e quando siamo da sole a mezzogiorno in velocità lo faccio spesso, ma lo acquisto soltanto quando è in offerta. 360 grammi e io questo l'ho pagato 2,99 euro e ne ho prese due confezioni per quando andiamo veloci, che non abbiamo tempo, lo metto nel forno, accompagno con un'insalata o con delle verdure cotte ed è ottimo. Anche questi piacciono più alla Lucia che a me e sono le Bonduelle coccole con zucca e carote e sono buonissime, noi le facciamo andare nel forno con sotto la carta forno e anche qui io accompagno con dei cornetti, un'insalata oppure dei finocchi in insalata con le arance, pinoli, insomma, un pranzo veloce, leggero, buono, ci piacciono e quindi a 2,15 euro ne ho prese tre confezioni, sono 8 tortini. E da tenere in scorta, questi vanno sempre bene. Poi io aspetto sempre, sempre, sempre che esca l'offerta perché costa un patrimonio. Adesso il minestrone Findus, cioè veramente costa quasi 5 euro, 4 euro e qualcosa, insomma, una cosa allucinante. Allora, il minestrone per me è il Findus, non esiste nessun altro minestrone. Ne ho provati tanti, ho provato anche quello leggero di Orogel o quello con tutte le verdure, ma quello che mi piace è il minestrone tradizionale di Findus perché mi ricorda il minestrone che preparava il mio papà. E quindi quando lo trovo ad un prezzo imbattibile come questo, e non l'ho segnato, adesso ve lo dico, 1,89 euro o 1,85 euro, 1,89 euro, costava 4 euro e qualcosa, scontato al 57% e forse anche di più. Per me è buonissimo, ne ho prese 5 confezioni, così sono a posto per tutto l'inverno.
Generalmente se lo mangiamo io e Paolo lo mangiamo a pezzi perché ci piace, se lo mangiano i ragazzi lo vogliono frullato a mo' di vellutata, magari ci aggiungiamo una cnella di formaggio fresco, di capra o di caprino, oppure della ricotta o i crostini, pepe, un filo d'olio a crudo e la cena è pronta. Poi accompagniamo magari con un pezzettino di formaggio. E siamo a posto. Per me questo è il minestrone migliore. A 1,89 euro o 1,85 euro, adesso non ricordo perché non me lo sono segnato, direi che ne vale la pena, infatti io ne ho fatta scorta. Di surgelati non ho comprato null'altro perché frutta e verdura, a parte i carciofi che non mi piace pulirli e a parte gli spinaci che prendo in busta dal mio fruttivendolo ambulante, frutta e verdura, appunto, la compro tutta fresca dalla mia amica Tiziana che fa l'ambulante fruttivendola. Ha della frutta e della verdura ottima. I prezzi sono come quelli del supermercato, se non di meno. E la frutta e verdura sono italiane e sono freschissime, durano veramente tantissimo. Quindi preferisco spendere qualcosina di più. Poi noi di frutta e di verdura ne consumiamo veramente tanta. Preferisco spendere qualcosina di più, ma prenderla fresca e soprattutto di ottima qualità. Ripongo i tre articoli nel freezer così non si rompe la catena del freddo e ritorno per farvi vedere le altre quattro caccavelle che ho comprato. Altro articolo che quando trovo prendo sempre, sempre, sempre in offerta, e anche questo è arrivato a dei prezzi, secondo me, veramente da matti, sono i pelati tritati della Mutti. Allora, questi nella scatola mi piacciono, quelli nella passata, nella bottiglia di vetro no, perché sono troppo spessi e poi lo devo allungare con l'acqua per perdere di sapore, quindi non mi piacciono. Ma questa, tra l'altro, mi si è anche spaccata la scatola riponendola nel carrello, mi piace tantissimo. Questa era in offerta a 1,85 euro, tre scatole da 400 grammi, e ne ho prese 5 confezioni. Due le ho regalate alla mia mamma perché doveva fare il ragù, e le altre le ho tenute in scorta io perché queste per fare la carne alla pizzaiola, per fare il ragù, per fare la peperonata, insomma, cioè il sugo, per fare il sugo al basilico o qualsiasi altro sugo vanno sempre bene. E poi a questo prezzo davvero mi sembra un prezzo abbastanza imbattibile, e quindi ne ho prese 5 confezioni e per me è la migliore questa in scatola. Poi ho trovato sempre in offerta a 2,29 euro le uova grandi da allevamento a terra, filiera integrata e controllata, uova italiane confezionate in cartone che è stato fatto con materiale di riciclo, le naturelle a 2,29 euro. E anche queste stavo finendo le uova, domani una bella frittata e abbiamo le uova pronte. Poi c'era in offerta l'olio Monini, che non è da olive italiane, ma da olive raccolte dell'Unione Europea, spremuto a freddo. E comunque non avevo più olio. Io generalmente l'olio lo compro da un'amica che ha un cugino, un fratello che ha un frantoio, e compro le latte da 10 litri nella zona più o meno di Matera, e quindi me le consegna. L'ho finito, ieri sera siamo rimasti proprio senza olio, e oggi quando mi sono ritrovata alla Conad, ho detto vabbè, ne prendo 2 litri. Questo è a 3,95 euro, è un olio più che decente. Buono, ne ho preso uno che ho già iniziato e l'altro lo terrò in scorta nell'attesa che arrivi l'altro olio. Poi, presa e vuotata, due confezioni di Italpizza. Questa è la pizza surgelata per me migliore, se stiamo parlando di pizza surgelata, 26 cm per 38, è buonissima, la dividiamo a fette, la prendo sempre margherita, perché poi la condisco col prosciutto cotto tagliato al banco, oppure con i carciofini, oppure con... Alla Lucia piace tantissimo con il mix che si mette nei toast per fare una simil capricciosa. Noi oggi l'abbiamo condita con prosciutto cotto e gorgonzola dolce e l'abbiamo mangiata. Per me questa è la miglior pizza. La pizza generalmente la faccio io o il venerdì o il sabato, ma andando di fretta vanno benissimo anche le surgelate. Non mi piace la stragrande maggioranza delle pizze surgelate, e questa è quella che apprezzo tantissimo. Secondo me è un voto 8 più perché è davvero molto 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 buona. Preferisco comunque sempre la margherita perché poi la condisco come voglio io. E questa ho segnato,
sì, 2,39 euro, 485 grammi di pizza, ed è, come la vedete qua, la misura è proprio questa, bella grande, la tagliate a pezzi, la potete condire in maniera diversa, metà in un modo, metà in un'altra, un quarto in un modo, un quarto in un'altra, comodissima ed è veramente buonissima. Poi cosa ho comprato ancora? Ho comprato varie tipologie di pasta Luciana Mosconi, pasta fresca all'uovo con spinaci, queste tagliate, sì, pagliettino, tagliatelline, insomma. Sono 230 grammi di pasta secca e qui noi ci mangiamo tranquillamente in tre abbondanti. E queste le ho pagate, tutte le confezioni, le varie tipologie, 1 euro. Quindi ho preso la paglia e fieno, ho preso le fettuccine delicate, due confezioni per ogni cosa, e poi ho preso la zigrinata delicata. Questa è una pasta che conosco da anni, quando la trovo la compro, ma anche adesso compro soltanto in offerta. Ho preso due confezioni per ogni tipologia di pasta. Poi, ultimo in offerta, e non poteva che mancare lui, il mega fustone di Dash, che è il mio detersivo in polvere preferito. Ho la casa qua, la cucina che era qua, profuma di Dash. 85 lavaggi, tecnologia anti-residui, non dovrebbe lasciare residui bianchi nemmeno sui colorati lavati a bassa temperatura, e questo l'ho pagato 14,79 euro, scontatissimo anche questo. Questo mi durerà una vita perché io alterno la polvere per i bianchi, per le lenzuola, ma anche, ecco, i colorati, quelli scuri scuri generalmente non la uso, uso i detersivi per i capi scuri o capi colorati, alterno polvere e detersivo liquido come mi ha consigliato il tecnico della lavatrice che oramai mi segue da 25 anni, mi sono sempre trovata bene, le lavatrici non mi hanno mai dato problemi e quindi continuo così. Questa è una mega offertona e non potevo davvero non prenderla, perché quando lo trovo lo compro, però insomma a un certo prezzo, costava forse 25 euro, 27 euro. Non in offerta, ma che mi piacciono tanto perché li ho provati in queste settimane e li ho comprati perché io li metterei al pari del Dove. Questi deodoranti sono spettacolari, mantengono quello che dicono, 48 ore, ovviamente vi lavate nelle 48 ore quando lo indossate, ma non puzzate anche con una sudorazione intensa come è quella mia in questo momento. E quindi ne ho comprati due perché queste due nuove profumazioni non le avevo ancora provate. Ho fatto il video in mega velocità, continuo a sistemare tutta la mia spesa. Vi saluto, spero di avervi dato qualche input, qualche consiglio. Andate a controllare sul sito Conad, vi lascio l'indicazione sotto, controllate la vostra città o il cap o la città o il punto vendita e controllate il volantino a voi destinato. Secondo me sono delle ottime offerte, probabilmente ci saranno in quasi tutti i punti Conad. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio autunnale, perché qui è proprio buio, ho dovuto accendere il mega, come si chiama, tipo le luci dello stadio, perché non si vede più niente. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto, ciao e buona spesa a tutti, ciao!